6 aprile del 2024, siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Trattandosi oggi di femminicidio, noi abbiamo 3 martiri, vergini e martiri, uccise per non aver consentito essere violentata. Santa Maria Goretti, Mamma Antonia Messina dalla Sardegna e di Bergamo, Pirina Morosini, nata a Bobbio Albino presso Bergamo nel 1931 e morta nel 1957 a 26 anni. Era una ragazza modesta, laboriosa, dell'Azione Cattolica, era anche maestra assistente delle piccolissime, delle beniamine dell'Azione Cattolica. Per vivere facevo l'operaia tessile in un'azienda vicino al suo paese, Albino, al suo paese. Ho trapostolato parrocchiale, quindi lavorava e faceva casa e lavoro. Prima di andare al lavoro faceva la comunione ogni giorno. Nel 1947 andò a Roma ad assistere alla beatificazione di Santa Maria Goretti, come se prevedesse la stessa fine. Tornando allora dalla comunione per andare al lavoro, fu assalita da un giovanotto, un giovinastro, che la voleva violentare. Lei cercò di farla ragionare, ma siccome lo vedeva che non ragionava più, fuggì. Lui la rincorse e la uccise con un colpo di pietra. Morì dopo 2 giorni senza prendere conoscenza. È stata beatificata da San Giovanni Paolo II. Quindi l'ho voluta ricordare perché hanno difeso la dignità della donna contro la violenza, purtroppo, sessuale, che oggi è diventata usuale. Il Vangelo è di San Marco. Capitolo 16, versetti 9-15. Risorto al mattino, il primo giorno dopo sabato, Gesù apparve prima a Maria di Maddala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarla quando erano stati con lui ed era in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli discepoli, ma non credettero, neppure a loro. Alla fine apparve anche agli altri 11, mentre era a tavola, e li rimproverò
per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quello che l'avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Nel raccontare le apparizioni, San Marco è molto, come al solito, molto conciso. Dice che è apparsa Maria Maddalena, poi altri due mentre camminavano verso la campagna, e poi sentite la notizia, non credettero. Poi Gesù apparve agli undici e anche loro non credettero. E la cosa più grave è che vengono rimproverati di non aver creduto e che ora, guardandolo di presenza, dovevano credere che era risorto. Era risorto non tanto per loro, ma per tutti, tanto che ordina loro di andare tutto il mondo e predicare la buona notizia, il Vangelo, ad ogni creatura. Dice proprio così, ad ogni creatura. Si può dire non solo agli uomini, alle donne, ai bambini, alle vecchie, ma anche alle cose, alle case, a tutte le categorie, perché a tutte le creature, direi, gli animali, i vegetali, tutto l'universo, che Dio è in mezzo a noi, che è risorto, cioè nella nostra umanità, divinizzandola. È il più grande annuncio, la più grande notizia che Dio ha dato all'umanità. Alleluia. L'annunzio della risurrezione di Gesù è obbligo anche per noi, credenti e praticanti, che non basta essere credenti, se non si è praticanti, e con la vita. Ho ricordato le tre vergini e martiri della purezza, che oggi c'è tanto bisogno di questi modelli per tante ragazze che considera la verginità un tabù che bisogna rompere, quando è un grande dono di Dio, cioè la purezza, la continenza, la castità. Oggi sembrano termini sorpassati, ma Dio vuole così, anche per quelli che devono prepararsi al matrimonio. Lo stesso, devono abituarsi alla castità, perché così è la maturazione del vero amore, che non è sensuale, ma sessuale, sessuato, complementare. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi stavolta, vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Specialmente su questo mondo superficiale, confusionario e troppo remissivo, troppo permissivo, sbagliato, che il Signore aiuti i sofferenti, che
offrire questo onore, almeno tra fede con Gesù, perché questo mondo venga purificato. L'aiuto ci viene sempre dalla Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, e di queste tre vergini e martiri, Santa Maria Goretti, Sant'Antonio Messina, sarda, e San Pierina Morosini, diciamo bergamasca, e tutti i santi e gli angeli, con San Michele Arcangelo, San Pietro e San Raffaele. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù è veramente risorto. Alleluia.